A Roma c'è una preoccupazione di tanti su quello che sta succedendo nel Mediterraneo e in Egitto. E le notizie che giungono in queste ore sono drammatiche, sono preoccupanti e forse è necessario che ci sia anche un intervento del governo italiano in queste ore, e quindi la politica deve sollecitare un dialogo tra il governo italiano e le ambasciate per dire alle autorità egiziane che questa rivolta non si può risolvere negli scontri che vediamo, non può risolversi col sangue di chi sta protestando. È una rivolta che parla anche all'Occidente, è una rivolta che parla di pane, di lavoro, di diritti, e crediamo che tutto quello che sta succedendo nel Mediterraneo ci riguardi molto da vicino. Non è un caso che è una questione che si avvicina all'Occidente proprio sui temi. Sono gli stessi temi che riguardano una crisi che colpisce anche l'Occidente, e quindi è bene che cominciamo a responsabilizzare un po' tutti, e noi come Partito Democratico abbiamo preso questa iniziativa insieme ai parlamentari, insieme ai dirigenti del Partito Democratico, per dire anche all'ambasciatore egiziano a Roma che ci mettiamo a disposizione. Questa non è solo una protesta, ma è anche un invito a deporre le armi, a fermare la repressione e a parlare con chi protesta appunto di pane, lavoro e diritti. Rule and justified, and television says down, down. A state of information monopolized, the police show action, attack and justify. Beh, un'iniziativa promossa dal Partito di Roma per sostenere la lotta per i diritti, la democrazia e la libertà nei paesi del Nord Africa, dove in tutto il Nord Africa si stanno determinando questi movimenti, c'è questo fermento al quale l'Italia deve guardare, anche il Partito Democratico guarda con attenzione. Qui per unirci alle mobilitazioni, io direi mondiali, e per augurarci che insieme a tutte queste mobilitazioni mondiali ci sia davvero l'innesto di un percorso democratico in Egitto, e insieme all'innesto di un percorso democratico il rispetto dei diritti umani, che a me sembra, a noi sembra, al Partito Democratico sembra che in questi giorni in Egitto non siano sempre rispettati. Ma penso che è dovere dell'Europa sostenere i movimenti, i fermenti democratici che stanno avvenendo nella sponda sud del Mediterraneo. Quello che sta avvenendo non è solo la rivolta del pane, come si era scritto, lì dentro c'è una voglia di libertà, di democrazia, una voglia di giustizia sociale di fronte a una gioventù che si vede privata di futuro, ecco questo. Trovo positivo che il Partito Democratico sia qui oggi, come in altri luoghi di Roma in questi giorni, per stare dove serve. Credo che quello che sta succedendo in Egitto è una cosa gravissima, lo stiamo vedendo tutti i giorni, anche l'annullamento dell'ultimo l'ultimo collegamento con l'esterno di ieri è una cosa gravissima, che ci ricorda climi dittatoriali che non vorremmo di nessuna parte, in nessuna parte del mondo e di nessun colore. Perciò credo che l'attenzione di noi tutti deve essere forte e importante, l'impegno internazionale rispetto all'Egitto altrettanto importante, perché si tratta, diciamo, di un paese importante, tra l'altro nel quale il paese l'Italia ha un ottimo rapporto. Masses of the town with a single